Poltore è tra le realtà abruzzesi che contiene nel suo territorio il numero più alto di birrifici, addirittura ce ne sono tre, e dal 26 al 28 settembre ci sarà proprio un festival dedicato alla produzione della birra. Sì, questo è un ulteriore tassello che stiamo facendo rispetto alla promozione del nostro territorio, alle nostre tipicità. In questo caso, diceva bene lei, più che in Abruzzo, a livello italiano siamo l'unico paese, l'unica città che ha questa grande concentrazione di produzione di birra artigianale, e su questo abbiamo fondato un marketing territoriale. Il festival di fine settembre, che doveva svolgersi durante lo Spoltore Ensemble, ma abbiamo prorogato per vicende tecniche, va a ulteriormente a valorizzare questa nostra produzione, questa nostra caratteristica per la nostra città. Ci saranno tante iniziative, ci saranno delle dimostrazioni sulla cottura della birra, ci saranno seminari, non è una festa della birra, ma si tratterà la birra ad alti livelli. Poi ovviamente, oltre al poter degustare delle birre artigianali, che cos'altro verrà messo in campo per i più golosi? Sì, cioè abbiamo coinvolto delle associazioni di street food, e quindi ci saranno tutte queste cibo da strada, o meglio quello che viene prodotto spesso lungo le nostre strade. Ci saranno tante tipicità, tanti prodotti buoni, eccezionali da accompagnare ad una buona birra artigianale, che è il nostro veicolo di promozione di Spoltore.